sì, perché sono entrati e splendono i The Sun. Io piano piano, guardateli qua, pian pianino. Francesco Lorenzi, buongiorno. Buongiorno Riccardo Rossi. Buongiorno a tutti. Matteo Reghelin, Gianluca Menegozzo, rispettivamente voce, batteria, basso e chitarra. Questi... Cioè, oggi c'è un alto tasso di follia in questo studio, di quella contagiosa, quella bella, perché quando il Padre Eterno parla e uno non si tira indietro, evidentemente escono dei capolavori. Francesco, posso cominciare con te? Certo. Noi ci ridiamo, ma i The Sun, giusto per farvi capire, i pochissimi che non sapessero, sono stati, qualche anno fa, sono stati insigniti di un riconoscimento, la rock band italiana più brava, più famosa, chiamatevi là come voi, del mondo. Aprono i concerti di The Cure, giusto per dare un'idea, centinaia e centinaia di migliaia di fans. È una vita un po' sregolata, Francesco, sono soave nel definirla tale. Chi eravate qualche tempo fa? Eravamo dei giovani adolescenti che si cimentavano nella ricerca e realizzazione di un sogno musicale che si realizzava in un ambiente rock alternativo, dove c'era un certo modo di vivere, e noi non eravamo da meno, insomma. E poi però, grazie a Dio, c'è stata una bella evoluzione. Voi quindi... non vi facevate mancare nulla, d'altronde, ragazzi, immaginiamolo, chi fa questo mestiere si tira fino alla mattina e bisogna, nel senso che bisogna essere lucidi fino a quell'ora, bisogna avere anche un aiuto a volte, perché non ce la si fa a fare quelle prestazioni straordinarie, quelle emozioni che voi riuscivate a regalare, riuscite ancora oggi a regalare. Francesco, qui si parla senza mezzi termini, sì. È una fascia protetta, siamo TV 2000, voi avete la delicatezza per farlo, però è il caso di dire poi la verità. Beh, immaginate, avevamo tra i 22 e i 25 anni, giravamo da soli, stavamo via settimane intere, quindi si esagerava anche chi con l'alcol, chi con qualche droga, chi con il gentil sesso. Però quel modo di vivere in realtà consumava innanzitutto la nostra amicizia. E quindi proprio nel momento di massima realizzazione di quel percorso, in realtà al nostro interno ci siamo trovati disgregati. E lì c'è stata una crisi, una benedetta crisi, che ci ha portato a farci le domande giuste, e attraverso quelle domande è avvenuto poi un incontro, l'incontro con la I maiuscola, e da lì è iniziato un nuovo percorso nel quale davvero ci siamo accorti di come quelle sostanze, quel modo di vivere non servono a nulla, anzi diamo molto di più oggi rispetto al nostro passato. Riccardo, voi eravate quattro, quei successi li avete raggiunti insieme, ma stavate diventando sempre più io all'interno di questo gruppo. Ognuno rispondeva poi ai propri problemi come poteva. Tu alzavi un po' troppo il gomito, vero? Esatto, io alzavo un po' troppo il gomito e purtroppo questo mio eccedere ha minato totalmente la nostra amicizia e ci ha disgregati, come diceva prima Francesco. Pensate che addirittura, anche se ero il fondatore della band con Francesco, avevamo deciso di smettere di suonare assieme, tanto era stato questo mio eccedere. Però per fortuna c'è stato un incontro e ci siamo riassemblati. E non eravamo più in quattro, ma eravamo in cinque. Matteo e Gianluca, voi vi accorgevate di quello che stava succedendo? Oppure il successo, quell'essere contenti di cui parlava Don Marco prima, era tanto più forte, grandi successi, ripeto, internazionali, voi avete suonato ovunque, ma erano se non altro un contentino sufficiente per andare avanti? Ma diciamo che dentro comunque di noi c'era un vuoto da colmare, perché comunque quella vita ti dà grandi soddisfazioni che poi però alla fin fine non ti lasciano pieno di te e di quello che conta veramente. Quindi piano piano ci siamo accorti che qualcosa non andava e senza riuscire a trovare una risposta, ho iniziato anche ad accorgermi che Francesco stava cambiando. Noi al tempo vivevamo insieme, ho iniziato a notare, diciamo, dei comportamenti strani. Gianluca, senti, io chiamo te perché mi piace sentire anche le vostre voci. Matteo ha già acceso i riflettori. Il cambiamento parte proprio da Francesco. Che avete pensato? Si è fulminata la lampadina? Questi matti allora, che all'improvviso cominciano a diventare più allora, luminosi? Allora, tu pensa che dopo la fine della tournée, nell'inverno del 2007, la fine di una tournée di oltre 100 date, e quello che diceva Francesco prima è davvero la verità, perché noi abbiamo smesso di sentirci e vederci
per, io credo, almeno 8 mesi, 10 mesi. Per cui degli amici veri non smettono di sentirsi e di vedersi. Quando tu vuoi bene una persona, la tua ragazza, la tua famiglia, tua madre, tuo padre, ti fai vivo, ti fai sentire. Certo. La nostra amicizia era finita con quella tournée. Noi non eravamo consapevoli inizialmente, ma Francesco sì. Perché alla fine di quella tournée, c'è scritto anche nel libro, lui versò delle lacrime, un po' perché sapeva che quel periodo era finito, un po' perché non sapeva quello a cui andavamo incontro. Noi eravamo inconsapevoli, ma le lacrime le abbiamo versate nei mesi successivi, capendo che qualcosa si era rotto tra di noi e dunque che c'era da ricostruire. Però eravamo zitti, ognuno per la sua, ognuno nella sua casa, nel silenzio più totale, dunque molto doloroso. Francesco ha alle spalle una di quelle famiglie, una di quelle mamme a cui anche Papa Francesco si ispira tanto, una di quelle mamme che anche hanno accettato la vita dei figli, ma che non smettono di essere una luce. E quindi succede che una sera Francesco è a casa, gli dà buca, lo possiamo dire, una sua fidanzatina, una sua, come dire, una sua compagnia, perché ha l'influenza, e la mamma dice, visto che stai qua, tiè, ma perché non vieni in parrocchia con me? Anatema, Francesco, dice, ma che ci vado a fare? Te i preti manco sapevi che cosa fossero, quasi quasi, eh? Avevo una certa idea, insomma, sulla chiesa, l'ambiente parrocchiale, non lo frequentavo da molti anni, quindi la proposta di mia madre davvero risultava molto strana, e inizialmente le dissi tutto quello che pensavo riguardo appunto i preti, la chiesa, però poi una voce dentro di me mi disse, perché no? Cos'hai da perdere? Sono le 8:15, il programma della serata è saltato, puoi andare ad ascoltare cosa hanno da dire. E con mia grande sorpresa ho incontrato una comunità viva, e soprattutto durante quella serata c'erano nostri coetanei che condividevano l'esperienza di Gesù Cristo attraverso gli occhi del discepolo Giovanni. Francesco, perché non hai detto no a mamma? Perché ho sentito con chiarezza l'amore che c'era dietro quella proposta e dietro quel sorriso e tutta la speranza e l'amorevolezza, la premura di mia madre, che è stata fondamentale nella mia vita. Dio parla anche in modo strano, ci diceva Don Marco prima, e all'effattezza, nel tuo caso, il volto di Dio è una bella ragazza, tu sei sempre stato sensibile, lo sei tuttora, attenzione, che questo non si creda che poi sono diventati istinti di santi, ma insomma. Io sono sensibile alla bellezza. Certo, naturalmente, perché vorrei anche Dio. Aggiungere una cosa, Dio. L'immagine che aveva Francesco dei preti non è quella che dà Don Marco. Certamente. Sicuramente. Te incontri questa bella ragazza e dici, oibò. Sì, perché è appena entrato in questa parrocchia, capisco che non conosco nessuno, già mi sento un pesce fuor d'acqua, però mi viene incontro una persona, mi fa un bel sorriso, mi prende sotto braccio, e il fatto che fosse una bellissima ragazza mi ha aiutato a sentirmi molto accolto. E Don Marco, io non so, questo lo dico anche a beneficio dei nostri telespettatori, se questo possa essere quasi, non dico un modello, ma chissà che in questa televisione non possiamo mai sperimentare una cosa del genere. Te sei un prete che stai dall'altra parte e ti ho lasciato stare in silenzio. Ma vorrei proprio che tu adesso cominciassi un attimo a commentare, a raccontare che cosa vedi dietro questo inizio, perché poi non è finita qui. Che cosa vedi? Come la commenteresti questa storia? La commento con, finché Francesco parlava, mi veniva in mente quel brano del Vangelo di Marco che l'Azione Cattolica ha scelto anche come guida quest'anno, La Tempesta Sedata, e lì c'è un'immagine che a me fa battere il cuore. C'è un Gesù che ha quasi litigato con questi discepoli che non hanno capito la storia dei pani, si mette sulla montagna e li lascia in mezzo al mare, ma non li abbandona, li tiene lì con lo sguardo. Loro sono in mezzo alla tempesta, però sono ancora dentro allo sguardo di Dio. E quando la barca è lì che si sta per, tra virgolette, capottare, Gesù scende, cammina sulle acque. E Pietro si ricorda solo una cosa, si ricorda dove sta lo sguardo di Gesù, alza lo sguardo e ritrova la salvezza. E io penso che cadere nella vita, fare peccati nella vita, Papa Francesco, l'ha detto il Papa, ha detto non c'è grazia più grande di sapersi peccatori, no. Fare dei peccati e cadere, sapendo che si fanno peccati e si cade nella mano di Dio, perché lo dice il profeta che i nostri nomi sono scritti qua, penso che sia una cosa meravigliosa, ma soprattutto una cosa di fronte alla quale non puoi reggere la potenza di questa chiamata, perché c'è un Dio che per amore
ti lascia anche sbandare, ti lascia anche cadere, però ti tiene lì a vista d'occhio, in modo tale che non si tocchi mai il fondo, ma lui abbia la possibilità di rimettersi lì, e se tu ti ricordi dove abita il suo sguardo, di ritrovare la storia. Quello che io chiamavo prima il Dio che viaggia in borghese, Francesco lo chiama le Dio incidenze. Noi non ci crediamo al caso, ci crediamo ad un Dio che è così strano che a volte, no, prende la nostra vita, non la sua vita, la nostra vita, ne fa un carnevale di maschere per riuscire ad addentrarsi dentro a queste storie che sono difficili. Le Dio incidenze passano anche, Riccardo, perdonami se ho sbaglio, ma ho finito di leggere stanotte il libro. È tua nonna che finisce, vero? Sì. Ecco, allora ricordavo bene. Tua nonna finisce, c'è cioè il funerale in chiesa, certo. Anche perché voi venite da Tienda, questo posto bellissimo. Bellissimo. Dove vi conoscete bellissimo. Tutti, vi conoscete tutti. E dal sacerdote arriva una proposta scandalosa, perché che cosa vi viene chiesto, Riccardo? Ci viene chiesto di coprire un'ora buca dell'adorazione eucaristica. Ci racconti la tua domanda? Tu fai una domanda al prete, dici cosa? Cos'è l'adorazione eucaristica? Esatto, cioè attenzione, questo per farvi capire. E ci spiega bene o male che è questa visita, questa compagnia che si tiene al Signore un'ora al giorno. Da noi si fa perpetuo, quindi sono 7 giorni su 7, 24 ore su 24, la cappellina è sempre aperta. E ci propone l'ora del martedì notte, dall'una alle due. Io, preso dall'emozione, la nonna morta, so che il nonno andava spesso a fare adorazione, dico sì sì, andiamo. Però poi ho lasciato la palla a lui per un annetto. E dice Francesco, avete aspettato quasi un anno, vero? Prima di arrivare. Francesco, te invece cominci a lasciarti sedurre, c'è questa proposta e non puoi dire di no, non resisti neanche a questo invito. No, ho messo io le peste. Esatto, Ricky ha detto di sì e poi ha mandato me. Però anche questa è stata una grande benedizione, perché attraverso l'esperienza dell'adorazione il Signore davvero ha iniziato a levare tutto ciò che era inutile, ciò che non serviva, tutta l'immondizia che c'era sopra al mio cuore e alla mia anima. E proprio in quelle notti ha iniziato a farmi sentire che la vita deve servire, che i talenti che mi aveva donato dovevano servire, che l'esperienza, ciò che avevo vissuto, dovevano essere utili ai miei coetanei e non solo. E quindi è stato proprio attraverso l'adorazione in quelle notti che è nata questa ispirazione differente e le prime canzoni, le prime idee di questo nuovo percorso sono nate proprio. Perché lì. Diciamo anche questo a casa, quella crisi individuale è stata anche una crisi artistica, 8 sì. mesi senza vedervi, voi non avevate più nulla da raccontare, nonostante la giovane età, nonostante un talento universalmente riconosciuto, vi si era spento il cervello, vi si era spento anche il cuore. Vito, intervieni perché so che hai una domanda da fare, perché no, poi dopo torniamo a loro. No, soltanto una battuta, perché io oggi mi metto nei panni degli spettatori. Vedo un prete con le scarpe da ginnastica, il V2000 impazzita, un gruppo rocchettaro e tutti bravi ragazzi. C'è il normale sono io, diciamo, il serio sono io, insomma, è soltanto una battuta. Bravo, Vito, ma speriamo proprio che sia questo quello che si inizi a smuoversi. Al volo, Matteo, te quando ti accorgi che qualcosa è davvero cambiato, chi è che fa il primo passo? Come vi riaprite alla vostra amicizia? Io ho visto che c'era qualcosa di strano in Francesco, comportamenti, orari, sai, questa cosa dell'adorazione io lo vedevo uscire tardi, pensavo andasse chissà dove. Certo. Poi quando mi ha spiegato che andava a pregare, ho detto, Tu che reazioni hai avuto? Ci siamo staccati, è stata un po' guerra fredda in casa, anche perché il cambio artistico di Francesco era scrivere canzoni in italiano, che voleva dire buttare via tutto il lavoro fatto in anni di tour in Europa. E quindi il primo passo l'ha fatto Francesco, che mi ha detto guarda, dobbiamo parlare. Si è reso conto che probabilmente che non era più la stessa persona. Si è reso conto che probabilmente per avere la... diciamo il nostro benestare doveva comunque venire da noi in primis, e per far andare bene le cose anche al di fuori di noi. E quindi mi ha chiamato e mi ha detto, cioè tu pensa che mi ha chiamato, che abitavamo insieme, mi ha chiamato e mi ha detto dobbiamo bellissimo parlare, e ci siamo trovati.
Ora, dietro queste parole c'è un percorso, Gianluca, tu poi sei il più vecchietto di tutti quanti. Ti ringrazio. E quindi tra poco dovresti, un tuo giudizio mi serve, mi occorre, sono cambiate tante cose, delle proposte che vi hanno trovato alla fine tutti d'accordo, delle proposte che poi vi portano anche lontano, e sì, perché questi quattro matti ad un certo punto, proprio perché non ce la fanno a tenere tutto per sé, rispondono a un invito di un altro prete. Guardate che i preti non sono quelli soltanto barbosi, quelli che noi non vogliamo andare ad ascoltare a messa, ma forse bisognerebbe frequentarli un po' più da vicino, per capire che a un certo punto si fa un viaggio in Terra Santa, ma non ci vanno da soli, ci vanno con 200 persone. Andiamoci insieme. Avete scelto me, non voi avete scelto questo pellegrinaggio, ma io ho scelto voi, ma io ho scelto te. Dice Sant'Agostino, ho paura che Gesù passi e io non me ne accorga. Cioè tu sei qui per un motivo. Non so, Gesù vuol darti una parola, Gesù vuol farti fare un passo. Gesù vuol farti prendere una decisione. Io non lo so, ma certo è che tu non sei qui a caso. Per cui smettila di pensare che è merito tuo. Ah, mi sono fatto proprio un bel regalo, quest'anno vado in Terra Santa. Tu sei qui perché chiamato. Sentire e ascoltare la catechesi di frate Alessio e ci ha fatto un po' riflettere sul senso di questo viaggio. Infatti ci ha posto una domanda, o meglio ci ha invitato a porci una domanda. Solitamente si pensa che le scelte che facciamo nella vita siano nostre scelte, quindi compreso il fatto di aver aderito a questa proposta. In realtà lui ci ha invitato a vederla un po' da un altro punto di vista e quindi a pensare che piuttosto che averlo scelto noi, siamo stati noi scelti per partecipare a questo viaggio. E di conseguenza domandarci e domandare anche al Signore che cosa Lui può volere da noi. Gianluca, quando è che hai capito che Dio voleva qualcosa da te che non fosse quello che avevi fatto fino a quel momento? È cominciato tutto quando Francesco è venuto a parlarmi, perché Francesco singolarmente ha chiamato ognuno di noi e ci ha detto: devo raccontarvi la mia storia, una storia importante, quello che mi è successo. Come per Matteo, che ha, la prima volta che ha visto Francesco andare all'adorazione, l'ha accompagnato alla porta di casa, ha detto ok, vai pure, stammi bene. Anche nel mio caso Francesco è stato molto delicato e ha cercato di addolcire un po' la pillola dicendomi, sai, sto facendo un nuovo disco, però mi è successa una cosa, ho
incontrato Gesù. In quel momento tu puoi capire, io non sono mai stato contro, però in quel momento stavo facendo un po' gli affari miei, no? E dunque lì non ci potevo credere, subito la mia stupidità mi portava a pensare, oddio, adesso faremo i concerti il sabato sera e poi la domenica andremo a fare i chirichetti a messa, chissà cosa vuole questo da me. E poi tutta questa stupidità, questa pochezza del mio essere è diventata qualcosa di più grande. Ho cominciato a capire cosa Gesù voleva da me ed era di cambiare nella mia quotidianità, nelle cose che per me sono più piccole e semplici, nei gesti che fanno la differenza nella vita, nel sorriso, nello sguardo di una persona, in un incontro, in un abbraccio, le cose che ho sempre amato nella vita ma che le persone con me non facevano. Quella è stata la mia prima chiamata, il momento in cui mi sono sentito davvero parte di qualcosa di nuovo, grazie a Francesco che mi ha fatto tutta questa storia è raccontata nel libro che il nostro Francesco Lorenzi è alla quarta ristampa. Io ieri ho cercato per mare e per monti a Napoli, poi finalmente l'ho ritrovato qua, lasciamo perdere. Francesco Lorenzi, La strada del sole, ripetiamo, tra l'altro Rizzoli Editori sono stati loro a chiedere a voi di scrivere. Questo coraggio, perché Don Marco, siamo quasi in conclusione di questo spazio, poi raggiungiamo subito il nostro Fabio Bulzetta che invece è a Lecce. Hanno coraggio perché loro sanno che cosa significa essere etichettati in una certa maniera. Attenzione, eppure non se ne sono importati, stanno andando avanti per la loro strada meglio di prima. E allora a tanti giovani in ascolto adesso, Don Marco, cosa diciamo? Piacerebbe lasciare questi frammenti delle nostre storie e ricordare loro una cosa, che la grandezza di un uomo, di un ragazzo, non si misura dalla sua ostinazione nelle proprie idee, ma anche nella capacità ad un certo punto di dire ok, le mie idee in confronto a quello che sto scoprendo sono nulla, rimetto tutto in gioco. A noi delle etichette, vedete, non ce ne frega meno che niente, no? E a noi quello che interessa nella nostra vita è non essere spettatori, essere attori, meglio se attori protagonisti, perché sai, quando hai incontrato la bellezza e la bellezza ti ha messo sotto sopra, è un'impresa titanica cercare di tacere questa bellezza. E quindi io, a me piace molto l'idea di Francesco, il Dio che lavora per sottrazione. No, tira via quello che è inutile e ti rimette lì bello come ti ha creato. Noi torneremo sulle Dio incidenze, che sono molto più grandi, visto che poi c'è una grande etichetta discografica che continua a proporvi, che continua a produrvi e a credere in voi.